Due arsenali sequestrati nel giro di 48 ore e nello stesso giorno l'arresto di due latitanti e un tentato omicidio. Ce n'è abbastanza per capire che la situazione criminale salentina è piuttosto fluida e va inquadrata nell'ambito di un riassestamento delle dinamiche dei clan. Ne è convinta la squadra mobile di Lecce, che sta conducendo le indagini sugli attentati alle attività imprenditoriali degli ultimi mesi e che nelle scorse ore ha messo a segno l'arresto dei due latitanti affiliati al gruppo Briganti, Francesco Mungeli e Alessandro Greco. Un paio di chiavi in loro possesso ha portato all'individuazione di un arsenale di armi custodito all'interno di un garage nella zona 167 di Lecce, all'interno di un'area condominiale con almeno 100 box. Dentro c'erano tre ordigni di fabbricazione artigianale completi di miccia e detonatore, per la cui rimozione è stato necessario far intervenire un artificiere, una pistola Beretta calibro 7,65 priva di matricola con colpo in canna e munizionamento occultato in uno zainetto, colpi calibro 38 compatibili con la pistola sequestrata nel B&B dove i due latitanti si nascondevano. Nel garage vi era anche una Ducati Street Fighter rubata e due caschi integrali. Secondo gli inquirenti, una sorta di base operativa per molti dei recenti attentati verificati sia ai danni di bar e negozi della città. Non tutti però legati a un movente puramente estorsivo, almeno due, quelli alla rivendita di Elettricità Isola e la pizzeria La Diavola, sono stati messaggi trasversali di una guerra tra clan nell'ambito del riassestamento in atto. Per gli altri il fine estorsivo potrebbe essere legato alla necessità di reperire denaro per assicurare gli avvocati ai tanti soggetti arrestati con le ultime due operazioni network e tam tam.